La corista, Cechov. Un giorno, quando era più giovane, più bella e aveva più voce, c'era da lei in villa al mezzanino Nikolaj Petrovich Kolpakov, suo adoratore. Faceva un caldo insopportabile e si soffocava. Kolpakov aveva appena pranzato e bevuto un'intera bottiglia di cattivo vino di Porto e si sentiva di malumore e indisposto. Tutte e due si annoiavano e attendevano che scemasse il calore per andare a passeggio. A un tratto, inaspettatamente, suonarono nell'anticamera. Kolpakov, che era senza giacca e in pantofole, balzò su e guardò interrogativamente Pascia. «Deve essere il postino, o forse un'amica», disse la cantante. Kolpakov non aveva soggezione né di un'amica, né di Pascia, né dei postini, ma per ogni buon fine prese in una bracciata i suoi panni e andò nella stanza attigua, e Pascia corse ad aprire la porta. Con sua grande meraviglia non stava sulla soglia il postino, né l'amica, ma una certa donna sconosciuta, giovane, bella, vestita con distinzione e, secondo ogni apparenza, di quelle per bene. La sconosciuta era pallida e respirava con affanno, come per aver salito un'alta scala. «Che desiderate?» domandò Pascia. La signora non rispose subito. Fece un passo avanti, esaminò lentamente la stanza e sedette con aria come se non potesse stare in piedi dalla stanchezza o per indisposizione. Poi mosse a lungo le pallide labbra, cercando di pronunciare qualcosa. «Mio marito è da voi?» domandò infine, dopo aver alzato su Pascia i suoi grandi occhi dalle palpebre rosse di pianto. «Che marito?» bisbigliò Pascia, ed un tratto si spaventò tanto che le si fecero fredde le mani e le gambe. «Che marito?» ripeté, cominciando a tremare. «Mio marito, Nikolaj Petrovich Kolpakov. No, no, signora, io non conosco nessun marito». Trascorso un minuto in silenzio. La sconosciuta più volte si passò il fazzoletto sulle pallide labbra e per dominare il tremito interno tratteneva il respiro, mentre Pascia le stava davanti immobile, come inchiodata, e la guardava con perplessità e paura. «Così voi dite che non è qui?» domandò la signora con voce ormai ferma e sorridendo in un certo modo strano. «Io non so di chi domandate». «Abietta siete, vile e disgustosa», mormorò la sconosciuta, esaminando Pascia con odio e repulsione. «Sì, sì, siete abietta. Sono molto, molto contenta di potervi finalmente dir questo». Pascia sentì che su quella signora vestita di nero, dagli occhi adirati e dalle dita bianche, fini, ella produceva l'impressione di qualcosa di laido, di sconcio, ed ebbe vergogna delle sue guance paffute, rosse, del suo naso butterato e del ciuffo sulla fronte, che in nessun modo si lasciavano pettinare all'insù. E le pareva che se fosse stata magrolina, non cipriata e senza ciuffo, sarebbe stato possibile nascondere di non essere per bene e non avrebbe provato tanta paura e vergogna a star lì in piedi davanti alla sconosciuta, misteriosa signora. «Dov'è mio marito?» continuò la signora. «Del resto, che sia qui o no, per me è tutt'uno. Ma devo dirvi che è stato scoperto un ammanco e Nikolaj Petrovich lo stanno cercando. Vogliono arrestarlo. Ecco quel che avete combinato». La signora s'alzò e, fortemente agitata, fece un giro per la stanza. Pascia la guardava e dalla paura non capiva. «Oggi stesso lo troveranno e l'arresteranno», disse la signora e si fece di fiamma, e in quelle parole s'udivano l'offesa e la stizza. «Io so chi l'ha condotto a simili orrori. Spregevole, disgustosa, ripugnante, venale creatura». Alla signora si storsero le labbra e si arricciò il naso dalla ripugnanza. «Ascoltate, donna abietta, io sono impotente, voi siete più forte di me, ma c'è chi prenderà le parti mie e dei miei bambini. Dio vede tutto, egli è giusto, vi chiederà conto di ogni mia lacrima, di tutte le mie notti insonni. Verrà tempo che vi ricorderete di me». Seguì di nuovo un silenzio. La signora camminava per la stanza, si torceva le mani e Pascia continuava a guardarla ottusamente con perplessità,
senza capire, aspettando da lei qualcosa di terribile. «Io, signora, non so nulla», disse ella, e a un tratto si mise a piangere. «Voi mentite», gridò la signora, e rabbiosamente le lampeggiò addosso con gli occhi. «Tutto mi è noto. Da un pezzo ormai vi conosco. So che nell'ultimo mese si è trattenuto da voi un giorno». «Sì, e che c'è? E che per questo?» «Da me vengono molti visitatori, ma io non sforzo nessuno. Chi è libero, libero». «Vi dico, è stato scoperto un ammanco. Lui ha dilapidato in servizio il denaro altrui. Per una come voi, per voi si è risolto a un delitto». «Ascoltate», disse la signora in tono reciso, fermandosi davanti a Pascia. «Voi non potete avere principi. Voi vivete solo per far del male. È il vostro scopo. Ma è impossibile pensare che siate caduta così in basso e che non vi sia rimasta neppure una traccia di sentimento umano. Lui ha moglie, figli. Se lo condanneranno e lo deporteranno, io e i figli morremmo di fame. Capitelo! E intanto c'è un mezzo di salvare lui e noi dalla miseria e dal disonore. Se io oggi sborserò 900 rubli, lo lasceranno in pace. Solo 900 rubli». «Che 900 rubli?» domandò piano Pascia. Io non so. Non ho preso. Io non vi chiedo 900 rubli. Voi non avete denaro e a me non occorre nulla del vostro. Io chiedo un'altra cosa. Gli uomini di solito a quelle come voi regalano oggetti preziosi. Restituitemi soltanto gli oggetti che vi ha regalato mio marito». «Signora, lui non mi ha regalato nessun oggetto», strillò Pascia cominciando a capire. «E dov'è il denaro? Egli ha dilapidato il suo, il mio e l'altrui. Dove dunque è andato a finire tutto ciò? Ascoltate, io vi prego. Ero indignata e v'ho detto un mucchio di cose spiacevoli. Ma vi chiedo scusa. Voi dovete odiarmi, lo so. Ma se siete capace di compassione, mettetevi nei miei panni. Vi supplico, consegnatemi gli oggetti». Disse Pascia e si strinse nelle spalle. «Lo farei con piacere, ma che Dio mi castighi! Non m'ha dato nulla, credetemi, in coscienza!» «Del resto avete ragione», si turbò la donna. «Un giorno mi portò due cosette. E sia, ve le consegnerò, se lo desiderate». Pascia aprì uno dei cassetti della specchiera e ne cavò fuori un braccialetto d'oro cavo e un esile anello con rubino. «E sia», disse consegnando gli oggetti alla visitatrice. La signora avvampò e il suo volto prese a tremare. Si era offesa. «Ma che cosa mi date?» disse ella. «Io non chiedo un'elemosina, ma ciò che non appartiene a voi, ciò che voi, approfittando della vostra situazione, avete spremuto a mio marito, a quell'uomo debole, disgraziato. Giovedì, quando vi vidi con mio marito allo sbarcatoio, avevate indosso spille e braccialetti di prezzo. Non c'è quindi da fare davanti a me la parte dell'agnellino innocente. Per l'ultima volta domando, mi darete gli oggetti o no?» «Come siete strana, in fede mia», disse Pascia cominciando a risentirsi. «Vi assicuro che dal vostro Nicolai Petrovic io, tranne questo braccialetto e l'anellino, non ho avuto nulla. Mi portava solo delle paste dolci». «Paste dolci?» sogghignò la sconosciuta. «A casa i bambini non hanno da mangiare e qui paste dolci. Voi rifiutate proprio di restituire gli oggetti?» Non avendo ricevuto risposta, la signora sedette e, pensando a qualcosa, fissò gli occhi in un punto. «Che posso fare adesso?» pronunciò. «Se non mi procurerò i 900 rubli, lui è perduto e io coi bambini sono perduta. Uccidere questa schifosa e inginocchiarmi davanti a lei, eh?» La signora premé il fazzoletto al viso e diede in singhiozzi. «Io vi prego», si udì fra le lacrime, «voi avete pur rovinato e perduto mio marito. Salvatelo! Non avete compassione per lui, ma i bambini! Che colpa hanno i bambini?» Pascia si figurò i bambini piccoli che stavano nella strada e piangevano di fame e prese lei stessa a singhiozzare. «Ma che posso fare io, signora?» domandò. «Voi dite che io sono una schifosa e che ho rovinato Nicolai Petrovic. E io, come davanti al vero Dio, assicuro che da lui non ho alcun profitto. Nel nostro coro, la sola Motia ha un protettore ricco. Noi tutta, invece, vivacchiamo a pane e quas.
Nikolai Petrovich è un signore istruito e delicato, e così lo ricevevo. Per noi è impossibile non ricevere. Io chiedo gli oggetti, datemi gli oggetti. Io piango, mi umilio, e sia, mi inginocchierò, sia pure. Pascia mandò un grido di spavento e agitò le mani. Ella sentiva che quella pallida bella signora, che si esprimeva nobilmente come sulla scena, in realtà poteva inginocchiarsi davanti a lei appunto per orgoglio, per ostentazione di nobiltà, per innalzare se stessa e abbassare la corista. «Bene, io vi darò gli oggetti», si affannò Pascia, asciugandosi gli occhi. «Sia pure, solo che essi non sono di Nikolai Petrovich. Li ho ricevuti da altri visitatori. Come vi garba?» Pascia aprì il cassetto di sopra il canterano, ne tirò fuori una spilla con diamanti, un vezzo di coralli, alcuni anelli, un braccialetto, e consegnò tutto alla signora. «Prendete, se volete, solo che io da vostro marito non ho avuto alcun profitto». «Prendete, arricchitevi», continuò Pascia, offesa dalla minaccia di mettersi in ginocchio. «E se voi siete per bene, sua moglie legittima, dovreste tenerlo più vicino a voi. Dunque, io non l'ho chiamato da me, è venuto egli stesso». La signora osservò attraverso le lacrime gli oggetti consegnatile e disse: «Questo non è tutto. Qui non ce ne sarà nemmeno per 500 rubli». Pascia con impeto scaraventò fuori del cassettone anche un orologio d'oro, un portasigari e dei bottoni da polsini e disse allargando le braccia: «Ed altro non m'è rimasto nulla. Perquisitemi magari». La visitatrice sospirò. Con mani tremanti avvolse gli oggetti nel fazzolettino e senza dire una parola, senza far neanche un cenno col capo, uscì. S'aprì l'uscio della stanza attigua ed entrò col Pacoff. Era pallido e crollava nervosamente il capo, come se avesse appena bevuto qualcosa d'amarissimo. Nei suoi occhi brillavano lacrime. «Che oggetti mi avete portato, voi?» gli si scagliò contro Pascia. «Quando, se è lecito domandare?» «Oggetti! Bazzecole gli oggetti!» proferì Kolpakov e crollò il capo. «Dio mio, lei ha pianto davanti a te, sei umiliata!» «Io vi domando, che oggetti mi avete portato voi?» gridò Pascia. «Dio mio, lei per bene, orgogliosa pura, perfino inginocchiarsi voleva davanti a questa sgualdrina. E io l'ho condotta a questo. Io l'ho permesso!» Egli s'afferrò la testa e gemette. «No, non mi perdonerò mai questo, non me lo perdonerò! Vattene lontano da me, donnaccia!» gridò con repulsione, arretrando da Pascia e scostandola da sé con le mani tremanti. «Lei voleva mettersi in ginocchio e... davanti a chi?» «Davanti a te, oddio mio!» Egli si vestì in fretta e, schifiltosamente allontanando Pascia, si diresse verso la porta e uscì. Pascia si coricò e prese a piangere forte. Rimpiangeva ormai le sue cose, che aveva consegnato di primo impeto, e si sentì offesa. Rammentò come 3 anni prima, senza un perché al mondo, l'avesse picchiata un mercante. E pianse ancora più forte.